Ciao a tutti e benvenuti. Designazioni quantomeno discutibili per Milan e Fiorentina. Inoltre Messias si infortunia e una parte dei tifosi del Milan sicuramente gioirà. Tutto questo dopo la sigla. Benvenuti a una nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere subito un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, se ancora non l'avete fatto, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete avvertiti ogni volta per eventuali notizie attraverso i nostri rubriche giornaliere, attraverso i nostri live del martedì e del giovedì e pre e post partita e radiocronaca di tutte le partite del Milan quando è il giorno appunto in cui ci sono le partite stesse. Ricordo anche di aiutare il canale attraverso donazioni e abbonamenti. Per gli abbonamenti cliccate sul tasto abbonati, vedrete le 5 tipologie di abbonamento, per ciascuno il regalo che noi facciamo ai nostri abbonati. Vi ricordo i nostri cappellini che potete vedere in fondo al video, costano 15 euro compreso spese di spedizione, potete pagarle tramite PayPal all'indirizzo dna.rossonero da 1899@gmail.com. Se siete in Italia. Se siete all'estero dovete mandare prima una mail a questo indirizzo, sempre lo stesso, dnarossonero@1899.gmail.com, in cui ci dite dove abitate, i cappellini che volete e noi vi risponderemo facendovi, diciamo, il preventivo complessivo delle spese di trasporto che per l'estero logicamente sono più alte. E veniamo alle notizie di oggi. Allora, prima notizia sono le designazioni arbitrali che sono state date ieri. Arbitro della partita sarà Sozza, arbitro diciamo non esordiente, comunque giovane, di buone speranze dicono, non ho nulla da dire su questo, ho da dire invece sulle designazioni di quarto uomo e di VAR. Quarto uomo sarà Di Bello, l'arbitro di Verona Juventus, non ha visto il fallo di mano o addirittura regolare il fallo di mano di Danilo, e Fabbri invece apriva VAR. Fabbri logicamente non ci poteva mancare visto che ci ha arbitrato ben due partite fa. Fabbri che quando c'è Milan dispensa cartellina a destra manca in modo puntiglioso e diciamo anche esagerato secondo me, che ha espulso due giocatori del Milan nelle ultime due partite, che ha, eccetera eccetera, non diciamo tutta la storia, tanto la sapete. La mia domanda è se ci sono o ci fanno. Se ci sono, problema grave, perché vuol dire che avrebbe rivoluzionato tutta l'AIA praticamente dall'inizio, dalla cima al fondo. Se ci fanno, idem, perché sinceramente mettere due arbitri, probabilmente per loro hanno arbitrato bene, infatti leggevo che tutti erano contenti, anche i memolisti, di questa decisione dell'arbitro di non punire il fallo di mano di Danilo con un braccio larghissimo sul tiro del giocatore del Verona. Così Di Bella, scusate, Fabbri, che effettivamente è stato un po' criticato perché il rigore sull'Osimhen l'ha visto solamente l'arbitro e probabilmente il VAR, però tutto va bene, probabilmente per i vertici AIA va tutto bene, sono degli arbitri bravissimi e quindi sono stati confermati e messi casualmente in una squadra che è il Milan. Sinceramente ormai mi sono quasi stancato di ripetere sempre le stesse cose. Oggi però è arrivata una notizia in cui il procuratore capo arbitri dell'AIA, Rosario D'Onofrio, è stato arrestato in un'operazione della Guardia di Finanza di Milano insieme ad altre 41 persone per spaccio, traffico e commercio di droga. Il procuratore capo degli arbitri è colui che deve probabilmente giudicare gli arbitri, il loro operato, dopodiché indagare su di loro e eventualmente poi archiviare diciamo, questa procedura oppure attuare il deferimento. Bene, questa persona è stato arrestato per traffico di droga e commercio. Quindi questo, tanto mi dà tanto, non è la trasparenza dell'AIA, non è così trasparente.
Veniamo poi all'altra notizia, Messias purtroppo si è infortunato, ennesimo problema muscolare, quindi Messias non sarà disponibile domenica contro i Fiorentina, probabilmente giocherà Krunic come trequartista e Diaz a destra. Probabilmente alcuni tifosi del Milan saranno contenti, io non molto, perché comunque Messias è sempre stato tra i migliori nelle ultime partite, quindi perde comunque una soluzione che poteva essere messa anche a gara in corso, ok, dispiace sempre. Veniamo poi a un paio di articoli che oggi sono usciti sui giornali. Uno sulla Gazzetta, in cui si parla di budget di 200 milioni per il Milan per quanto riguarda il rinnovo degli stipendi. È stato fatto un conto da parte della Gazzetta che i rinnovi già effettuati di Theo, di Tomori, di Tonali, di Kalulu, di Pobega, di Krunic, di Ibra, di Gabbia, più quelli se saranno effettuati di Leao e Bennacer, costeranno 200 milioni. In realtà 200 milioni saranno da spalmare su 4-5 anni, che sono la durata dei contratti. Non capisco molto il senso dell'articolo, visto che Leao e Bennacer ancora non hanno rinnovato, visto che si parla di spalmare, diciamo, questa cifra in 4-5 anni, non capisco il motivo se non il fatto in questo modo di dare credito alle politiche di Juventus e di Inter, che continuano a effettuare incrementi, diciamo, di ingaggi, aumento di monti ingaggi. Cosa che invece non potrebbero e non dovrebbero fare in quanto sono in crisi a livello, diciamo, di conti societari. Perché sennò non vedo altro motivo, sinceramente. Cioè, Leao e Bennacer ancora non è detto che firmino. E poi è una spesa su 4-5 anni, non è una spesa in un anno, 2 anni o quello che è. Quindi, sinceramente, è un articolo abbastanza stupido da parte della Gazzetta che se lo poteva anche risparmiare. Così come non molto, non dico non molto intelligente, però. Anche questo è un articolo abbastanza, diciamo, scocciante per i tifosi del Milan, fatto da calciomercato.com da Gianni Risnadi, che sono il direttore. Parte l'articolo, inizia l'articolo dicendo che c'è chi in società, approdando gli ottavi, ha festeggiato come fosse una grande vittoria, non specificando chi è. Allora, io metterei i nomi a questo punto, perché è inutile, c'è chi in società c'è chi, ma non metti i nomi. Mettiamo i nomi. A parte non mi sembra nulla di strano, insomma. E poi dice che c'è chi in società aspetta anche la maturazione di investimenti estivi e poco si preoccupa se finora sono stati utili oppure no a Pioli. Anche Scaroni stesso, si rifà a quella dichiarazione dello scorso anno, quando eravamo in lotto allo scudetto, disse che praticamente l'obiettivo del Milan era il quarto posto in campionato. Diciamo che continua l'articolo dicendo che sono stati devastanti effetti sulla classifica del Milan a causa della sconfitta col Torino e del pareggio con la Cremonese. E addirittura c'è la possibilità che la Juve passi superi il Milan nell'ultima di campionato se il Milan perdesse e la Juve vincesse con la Lazio. E dice il Milan sta facendo meno di quello che ha fatto lo scorso anno. Come campione in carica si aspettava che in realtà facesse molto di più. Diciamo che la qualificazione in Champions, dice sempre Visnardi, è arrivata, ma in un girone che era il più facile per tutte e quattro italiane, quindi doveva essere scontata. Che oggi la squadra è meno forte, meno bella, meno tutto rispetto alla volata dello scudetto da marzo a maggio. E poi diciamo, non si può imputare tutto questo a Pioli. Pioli ancora tutt'oggi, visto anche gli infortuni, a tutt'oggi ha ancora molto credito e quindi diciamo, non è da imputare a lui, diciamo, il problema, diciamo, del Milan, però avendoci molto credito, Pioli ha tutto il tempo per poter, diciamo, continuare, diciamo, a danneggiare probabilmente Theo, diciamo, e Leao, che sono i due più forti della squadra. Con invenzioni tattiche. Allora, iniziamo dalla parte, cerchiamo di replicare al signor Visnardi. Allora, il fatto che Milan sia arrivato agli ottavi, che sia festeggiato, mi sembra logico, visto che erano tanti tanti anni che Milan non ci arrivava più. Quindi mi sembra logico che in società si festeggi anche perché arrivano diversi soldini, sono 20 milioni che entrano nelle casse della società, oltre che aumentare e migliorare anche la classifica e il ranking UEFA.
Diciamo che il discorso che aveva fatto Scarioni lo scorso anno del quarto posto è logico che è un discorso che viene fatto in quanto non si vuole mettere pressione alla squadra. Era un momento in cui il campionato era decisivo e quindi si voleva dire che comunque il Milan aveva fatto già tanto e che quindi se arrivava lo scudetto oppure no, la società era comunque contenta. Gli effetti delle partite sul campionato, sulla classifica, con del trittico Torino, Spezia e Cremonese, effettivamente hanno creato diciamo, un ridimensionamento della classifica del Milan, da questo essere devastante, diciamo, il passo è molto lungo. Signor Visnardi non ha detto che mi ha dovuto giocare 4 partite in 9 giorni, l'unica squadra insieme alla Roma che l'ha fatta, e guarda un po', anche la Roma non è che abbia brillato in questo periodo. Il Milan poi dice si aspettava, diciamo, di più. La qualificazione del Milan, diciamo, era una cosa che era ovvia. Non era ovvia. Era ovvia per chi non capisce niente di calcio, perché Salisburgo lo scorso anno ha eliminato il Siviglia e il Wolfsburg, squadre che erano, diciamo, nella spagnola tedesche, che erano nella Champions praticamente. E che ha perso col Bayern agli ottavi, giocando molto bene in casa e poi perdendo nettamente a Monaco. A Dinamo Zagabria è una squadra che in casa è molto temibile, dato che era un anno che non perdeva. Però se queste cose non si valutano, si dà solamente lustro all'Inter, che ha battuto un Barcellona irriconoscibile, o la Juventus è riuscita a vincere solamente con il Maccabi, o al Napoli, che comunque pur facendo un'ottima Champions ha incontrato un Liverpool in parabola discendente, un Ajax irriconoscibile, va tutto bene. Infine l'ultima postilla, discorso di Pioli. Pioli non si può imputare. Diciamo, non si può, diciamo, come si può dire, non si può imputare quello che sta succedendo a Mina. Beh, Pioli rientra nell'ambito di tutta la casistica, quindi in parte anche lui avrà le sue colpe sicuramente, come hanno i giocatori, come la società, eccetera, eccetera, i preparatori atletici, i medici, eccetera. A grande credito, sì. Non sono d'accordo sul fatto che Pioli stia sciupando, tra virgolette, Theo e Leao. Cioè, dove sta sciupando? Sta provando in posizione Theo più centrale. E ci ricordiamo che contro ad esempio il Salisburgo fece un'ottima partita, ad esempio, così come contro lo Spezia. Leao non vedo dove sta snaturando Leao. Leao ha un momento di flessione dopo praticamente 3 quarti di stagione fatto in ottime condizioni ed è esploso. E Leao deve dire grazie a Pioli si è esploso, così come Theo Hernandez. Quindi non vedo tutta questa negatività. Ma d'altronde il Milan si è abituato ad avere questi articoli sui giornali e quindi ormai non ci facciamo più caso. Con questo concludo, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a Nero su Nero TV e niente, vi do appuntamento domani alle 14:30 e poi domani logicamente alle 18 per la partita, quindi 17:30 pre-partita, 18 radiocronaca partita e poi alle 21:45 post-partita. Ciao a tutti e buona giornata da Giovanni.